Buonasera e benvenuti a PD Oggi. Siamo sempre qui in Piazza del Popolo dove continua la festa democratica nazionale. Mentre in Italia però si susseguono le preoccupazioni legate alla manovra. Stamani dal forum Ambrosetti di Cernobbio è intervenuto il presidente Napolitano chiedendo che venga approvata quanto prima la manovra. E sempre di finanziaria si è continuato a parlare anche durante i dibattiti qui alla festa di Pesaro e ancora in questa città, ma al di fuori della festa, si sono dati appuntamento i TQ, i trentenni quarantenni del PD. Di questo e molto altro ancora discuteremo stasera assieme al nostro ospite che è il segretario regionale delle Marche, Palmiro Ucchieri. Buonasera. Buonasera. Benvenuto qui, ospite a PD Oggi. Grazie, buonasera. Grazie. Allora, dicevamo, Giorgio Napolitano stamane in un videomessaggio è intervenuto al forum Ambrosetti di Cernobbio per chiedere unità a maggioranza e opposizione, così da dare il via alla manovra in tempi stretti. Vediamone subito un estratto. È impegno comune di maggioranza e opposizione di concluderla presto, molto tempo prima dello scadere dei 60 giorni rituali per la conversione del decreto legge del 13 agosto, ed è impegno comune anche rispettare, comunque si emendino singole norme, gli obiettivi complessivi di bilancio annunciati. In sostanza, occorre che vengano ora e nel prossimo futuro da parte italiana chiarezza e certezza di intenti e di risultati, al di là di ogni oscillazione nociva alla credibilità degli orientamenti e dei comportamenti del Paese. Si finirebbe altrimenti per ricadere in situazioni in cui il nostro Paese veda riemergere e pesare su di sé antiche diffidenze. Tra le modifiche che si susseguono nella manovra passa l'emendamento del PD. E Bersani, da Monticelli Dongina, dove si è recato per incontrare una delegazione di lavoratori dell'RDB, continua ad attaccare il governo, sostenendo che il mondo non crede più a questo governo perché gli italiani non ci credono più. Infatti, insiste Bersani, l'idea di far pagare chi non ha i soldi e di non far pagare chi li ha rende assolutamente non credibile la manovra. E allora, segretario, perché questa manovra non è credibile e chi è che la pagherà alla fine? Ma la manovra non è credibile perché non è credibile il Presidente del Consiglio, non è credibile questo governo e la pagheranno purtroppo sempre gli stessi, i soliti noti, i lavoratori a reddito fisso, i pensionati. C'è una confusione assurda e intollerabile. Spetta a noi, al più grande partito di opposizione, al Partito Democratico, o la seconda forza politica nel Parlamento europeo, farci carico di costruire quanto prima un nuovo governo. Senta, abbiamo detto che passa, diciamo, questo emendamento del PD che chiedeva il riconoscimento delle feste laiche, però siamo ancora molto lontani dall'unità che auspicava il presidente Napolitano. Ma le parole di Napolitano sono parole di grande saggezza e di grande equilibrio. Del resto il Partito Democratico, pur contrastando una delle tante manovre, la prima manovra che questo governo ha varato, ha consentito di approvarla in tempi rapidissimi, cosa che faremo anche in questa seconda, terza, ormai abbiamo perso il conto, manovra che non si capisce più di chi è figlia. Perché Berlusconi dice che non è la sua, Bossi ogni giorno dice cose diverse. Siamo, se non fossimo in una situazione davvero drammatica, alla farsa, al ridicolo, e penso che veramente noi cercheremo non solo di portare a casa gli emendamenti su feste che era del tutto intollerabile pensare di abolire il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno, e non è un caso che sono stati approvati gli emendamenti del Partito Democratico nel Parlamento. E Ignazio Marino e Luigi De Magistris, proprio da questo palco, hanno commentato così le parole del Presidente Napolitano. Sono molto contento di essere qui a Pesaro, a un anno di distanza quando vieni alla festa l'anno scorso. Io sono molto d'accordo ovviamente con l'appello del Presidente della Repubblica
affinché nel Paese prevalga il senso istituzionale. Senso istituzionale significa proprio che le forze dell'opposizione in Parlamento devono fare ogni sforzo affinché la manovra, che è profondamente iniqua, profondamente ingiusta e profondamente irrazionale, venga cambiata. In questo nel Paese c'è stata anche una mobilitazione molto importante nei giorni scorsi dei sindaci. Io vorrei ricordare al governo, alla maggioranza, che questa manovra colpisce ancora una volta i ceti medi, i ceti popolari, colpisce quella parte del Paese che ha sempre dato in questi anni il suo contributo in termini di pagamento di imposte, di tasse e di sacrifici. Quindi ci sono delle alternative. In estrema sintesi, non bisogna tagliare agli enti locali, perché se tagliamo alla regione, alle province, ma tagliamo soprattutto ai comuni, facciamo esattamente il contrario a quello che la Lega Nord ha sostenuto per anni, cioè che nelle autonomie locali si forma la democrazia diretta e si forma il rilancio della politica. Quindi è anche paradossale che una riforma iniqua di questo tipo, con tagli agli enti locali, venga proprio dalla Lega Nord. E poi ci sono altre proposte che si potrebbero fare subito. Questo governo ha approvato, qualcuno di voi lo ricorderà, ha approvato lo scudo fiscale. Lo scudo fiscale, il rientro dei capitali illeciti portati all'estero. Basterebbe tassare quelle rendite che sono venute dall'estero, che si incasserebbe una somma tra i 15 e i 20 miliardi di euro. Si potrebbe far pagare delle imposte sulle transazioni finanziarie, sulle speculazioni di borsa, e si potrebbe finalmente fare la lotta all'evasione. Ecco perché il senso istituzionale ci vuole, la responsabilità anche, ma ci vuole una grande lotta sociale, una lotta politica, a cominciare dalla manifestazione della CGIL, dello sciopero del 6 settembre, per far cambiare in Parlamento questa riforma ingiusta. Certamente dovremmo anche chiederci di quale manovra, perché qui ogni giorno, ogni ora la manovra cambia, no? Aspettiamo la mattina dopo per vedere qual è l'area che dovrà essere colpita. È evidente, l'ha già detto Luigi, che c'è un desiderio di colpire le persone oneste, le persone che pagano le tasse. L'altro giorno, in un dibattito con un sottosegretario, mi sono stupito della spontaneità, perché io ho detto: ma scusate, ma è possibile che non si possano trovare altre strade, altri percorsi per individuare le risorse economiche? E quel ineffabile sottosegretario del governo Berlusconi ha detto: beh, noi andiamo da quelli che l'indirizzo ce l'abbiamo già, cioè da quelli che le tasse le pagano. E la manovra preoccupa non poco gli enti locali. Nonostante le rassicurazioni del governo sul gettito tributario aggiuntivo che verrà destinato agli enti locali, Fassino e Pisapia avanzano le loro perplessità. Gran parte dei cittadini italiani pensano che in effetti, rispetto alla manovra iniziale, nel corso di questi giorni gli enti locali abbiano avuto un trattamento migliore, i tagli siano stati ridimensionati, tutta la cena di Arcore, no, l'incontro di Arcore tra Bossi, Berlusconi, Calderoli e compagnia cantante, è stata tutta presentata ai giornali come accolti le rivendicazioni degli enti locali. Le cose non stanno così, è un altro caso di pubblicità ingannevole. Io vi do dei dati. Intanto c'è una premessa che è bene aver chiaro. Per capire bene che cosa sono i tagli che gli enti locali subiscono, bisogna tener conto che noi abbiamo avuto in meno di un anno tre decreti di manovra. 2010 una manovra, due mesi fa un decreto di manovra e adesso questo. Bene, in meno di un anno il taglio sui comuni è di più di 6 milioni di euro, 12 mila miliardi, no? Di vecchie lire, so se è chiaro. Quindi 6 miliardi, scusate, di euro, no? 6 miliardi di euro, 12 mila miliardi di vecchie lire. E già questo la dice lunga. Noi avevamo chiesto, soprattutto alla luce dei tagli subiti dal decreto di quasi un anno fa e di quelli due mesi fa, che questa volta non si agisse sui comuni, cioè quei 3 miliardi di euro che dovevano essere a carico degli enti locali, nella manovra ce n'è 3 a carico degli ministeri e delle strutture statali, 3 a carico di comuni, regioni e province, risparmiassero i comuni. La manovra ipotizzata cambia sì ogni 3 giorni ufficialmente,
ma nell'ambito delle forze di governo cambia ogni due ore, quindi effettivamente non sappiamo e non sapremo effettivamente quale sarà la manovra. Dall'altro l'unica cosa certa è che sarà una manovra devastante e che devasterà soprattutto i comuni italiani. Io volevo prima fare un ragionamento politico, poi rispondo. E cioè io rifletto in questi giorni, mi continuo a pensarci e mi convinco sempre di più che se il centro-sinistra non avesse vinto a Torino, a Milano, a Bologna, a Cagliari, in tutti gli altri posti, una manovra così sui comuni non ci sarebbe stata. È una piccola vendetta che noi non meritiamo. Allora, segretario, oltre alla manovra, i giornali diciamo si sono molto appassionati anche alla raccolta di firme per raggiungere il quorum del referendum Cancella Porcellum. Allora, lei ha firmato, non ha firmato e perché? Ma io penso che il referendum sia uno strumento utile e importante per sollecitare il Parlamento. Del resto i cittadini dicono: ma a che serve il Parlamento? Serve per fare le leggi. Serve per far scegliere ai cittadini la maggioranza, i parlamentari, e quindi lo strumento del referendum però è uno strumento importante. Anche in questa festa abbiamo aperto alla raccolta delle firme che pensiamo che sia uno strumento utile. Poi è chiaro che il Parlamento ha il dovere di fare una legge. Ma il Parlamento secondo lei ce l'ha o no questa forza di fare una legge che cambi le regole dei giochi di tutti coloro i quali sono stati eletti poi con questo Porcellum? Ma noi pensiamo che questo governo e questo Parlamento prima si cambiano e meglio è, però pensiamo anche che il dovere in generale del Parlamento sia quello di fare le leggi e che in una fase come questa di emergenza straordinaria potrebbe esserci sgombrati il campo da Berlusconi un governo che è in grado di fare una legge elettorale e poi di andare quanto prima alle elezioni, di ridare legittimità anche non solo al governo ma al Parlamento. E se mi consente, il perno di questa nuova possibilità, di questa alternativa, è senz'altro il Partito Democratico. L'infinità di gente che ci viene a trovare, democratici sinceri che avevano votato per Berlusconi, oggi ci dicono: ora tocca a voi, datevi da fare, ridateci speranza e fiducia, soprattutto le nuove generazioni. Allora senta, però le feste democratiche non servono soltanto a raccogliere le firme per il referendum. Bersani aveva detto nella direzione nazionale conclusiva prima dell'estate di voler avviare una conferenza partito, quindi per parlare ancora una volta di partito e interrogare i militanti del PD alla base, e le feste dovevano essere proprio uno strumento per arrivare a una sintesi. Voi nelle Marche come vi siete mossi e questa sintesi l'avete trovata? Ma io sono molto d'accordo che le feste sono un momento di straordinario incontro con i cittadini, incontro popolare, e un luogo in cui si ha la possibilità di capire direttamente con i cittadini. Non è un caso che Bersani ha posto la questione della conferenza d'organizzazione per vedere quale partito possa servire meglio l'Italia. Partito che sa stare nei media, che sa stare su internet, ma che sa stare con la gente. Un partito di massa, un partito radicato, un partito popolare, un partito che è in sintonia, che ha le antenne attente, dritte e che ascolta i cittadini. Io penso che a settembre, alla ripresa, la conferenza dell'organizzazione debba mettere a punto queste strategie. Un grande partito che possa servire i cittadini e non servirsene dalla politica e dalle istituzioni dei cittadini, l'esatto contrario. E allora di PD, di nuove generazioni, di nuove sfide per il cambiamento se ne è discusso oggi a Pesaro, dove i TQ, i trentenni e i quarantenni del PD si sono incontrati. Vediamo il servizio di Stefano Cagelli. Rifare l'Italia, rinnovare il PD. È con questo slogan che il presidente della provincia di Pesaro Urbino, Matteo Ricci, il più giovane presidente di provincia d'Italia, ha convocato nella città marchigiana i trentenni e quarantenni del PD, da cui il nome TQ, per discutere di rinnovamento e ricambio generazionale. Più di 100 amministratori ed esponenti di primo piano, giunti da tutta Italia, rappresentanti di tutte le anime del partito, si sono quindi riuniti per la prima volta intorno a un tavolo e cominciato un percorso politico. Siamo in un momento straordinario di grande gravità per il Paese, per la sua economia e di degrado della politica.
e credo che questa generazione che già c'è nelle amministrazioni, nel partito, nelle istituzioni possa dare un contributo fondamentale in un momento come questo. Noi abbiamo una grande occasione nella difficoltà, insomma, di dare il via a un ciclo politico nuovo, di farlo con coraggio, chiedendo le elezioni, chiedendo ai nostri alleati, quelli di sempre, quelli potenziali, un chiarimento e un lavoro comune, chiedendo agli italiani di accompagnarci in una sfida che mette in discussione noi stessi anche, perché insomma la politica non è in un momento di grande fortuna tra le persone. Abbiamo parlato questa mattina di patrimoniale, abbiamo parlato della necessità di riconoscere anche in questo paese diritti civili scontati anche per l'Europa, come ad esempio le unioni civili, abbiamo parlato della necessità di darci delle regole democratiche anche nella scelta dei nostri candidati sia internamente al partito che esternamente, come le primarie per i parlamentari. Insomma, credo che abbiamo dato dei segnali forti di chi intende rappresentare tutta la società e non soltanto un pezzo. L'Italia vive una fase delicatissima, come tutta l'Europa, come tutto l'Occidente. Noi dobbiamo cercare di dare il nostro contributo per cambiare l'agenda della politica italiana in questo momento, ovviamente dominata da un governo che tutto ha a cuore fuorché le sorti del paese, ma anche per provare a cambiare un po' il Partito Democratico e cercare di metterlo in grado di essere all'altezza della sfida. Interpretare i cambiamenti della società e affrontare le sfide dell'Italia di oggi, uscendo dai luoghi precostituiti e cercando di raggiungere quell'autonomia culturale necessaria per arrivare ad un vero rinnovamento. Non contro qualcuno, ma per qualcosa. Non la ricerca di un uomo della provvidenza, ma la formazione di una squadra che discute e si può anche dividere, non sui nomi, ma sulle idee e i contenuti politici. Credo che sia l'unico modo per definire bene il tema del rinnovamento. Non c'è bisogno di sfasciare, ma non possiamo pensare di riproporre ricette conservatrici. Abbiamo bisogno di cambiamento e credo che noi con grande umiltà possiamo dare un bel contributo. Le persone che sono qui oggi non sono tenute insieme dall'idea che bisogna lottare contro qualcuno, ma dall'idea che bisogna fare qualcosa per il paese. Quindi credo che questo sia il collante migliore. Insomma, rifare l'Italia ci impegna molto di più che combattere contro i singoli. I cittadini italiani ci devono trovare. Quando hanno un problema devono trovare un dirigente, un militante del Partito Democratico, devono trovare dei luoghi aperti dove poter discutere, dove poter spendere la propria passione politica e devono trovare delle persone, magari un po' diverse, non sempre le stesse, che dicono delle cose un po' diverse, non sempre le stesse. Un partito di cui essere orgogliosi, che affronti i problemi dei nostri giorni, ascolti i bisogni e le richieste della gente, che sappia immaginare un paese nuovo e che guardi all'Europa come obiettivo e come modello. Ci sono anche dei valori sullo stare insieme che noi dobbiamo, io penso, se vogliamo aprire questa sfida più unitaria, più solidale, e rimettere al centro di un'adesione a un soggetto collettivo. La gestione del potere, per il quale crediamo i voti, deve essere funzionale alla realizzazione del bene comune e non all'accrescimento o addirittura alla ricchezza individuale di chi fa politica. E allora rieccoci in studio, che cosa ne pensa dei TQ nome a parte? Ma io penso che sia un fatto positivo, importante, e che un gruppo dirigente deve pensare al futuro. Noi nelle Marche abbiamo contribuito, penso, nel dibattito nazionale, abbiamo segretari provinciali di partito tutti sotto 40 anni, sindaci, presidente di provincia, colui che mi ha sostituito 37 anni, e c'è bisogno di sostanza e di ricambio dei gruppi dirigenti. Ecco, ma il bisogno di rinnovamento secondo lei è o non è una priorità nel nostro paese in questo momento? Ce ne sono altre. Ma la priorità è il lavoro, la priorità è la crisi economica, la priorità è la credibilità di una classe politica, di un gruppo dirigente di un paese. E però c'è anche una questione del tipo di partito, di gruppo dirigente di un paese e anche non solo della politica, del mondo delle imprese. Se penso al ricambio generazionale nelle imprese marchigiane, nelle imprese italiane, non sempre ha funzionato, quindi bisogna trovare un equilibrio, saggezza, non bisogna avere rotture. L'unità è un bene fondamentale e supremo. Nelle Marche noi abbiamo rinnovato, rinnoviamo, ma abbiamo anche unito, la coesione è un elemento importante. E proprio di rinnovamento nelle Marche, io volevo farle proprio questa domanda qua. Allora, le primarie secondo lei possono essere uno strumento valido per attuare questo rinnovamento? E proprio in questa regione, la sua regione, voi sceglierete le primarie dei deputati per selezionare i vostri parlamentari, qualora la legge non venisse cambiata?
Ma le primarie sono uno strumento importante. Io penso che bisognerebbe rendere obbligatorie per legge come gli Stati Uniti d'America. Ecco, ma lei le farà le primarie per i deputati nella sua regione? Ma le primarie non è che dipende da me, noi siamo un partito, il Partito Democratico è un grande collettivo che discuterà e deciderà se fare le primarie. Io penso che possono essere utili le primarie per selezionare i gruppi dirigenti in generale. Non sono il toccasana di tutti i mali. Nelle Marche, qui nella città di Pesaro, nella provincia di Pesaro Urbino, nella regione Marche, nella provincia di Macerata non abbiamo fatto le primarie, abbiamo stravinto. Abbiamo fatto le primarie ad Ancona e a Macerata e abbiamo non pochi problemi, quindi non è il toccasana di tutti i mali. Purtuttavia penso che oramai le primarie siano lo strumento obbligatorio per i gruppi dirigenti, per confrontare, per la selezione dei gruppi dirigenti. Senta, invece quando si parla della regola dei tre mandati, tanto evocata in questi giorni, allora secondo lei va rispettata senza se e senza ma, oppure ogni tanto bisogna fare uno strappo alla regola? Ma io penso che i tre mandati sia un'esagerazione. Io ho fatto due mandati in provincia, nei comuni si fanno due mandati obbligatori per legge, non si capisce perché nelle regioni, nel Parlamento nazionale e in quello europeo se ne dovrebbero far tre. Due mandati bastano e avanzano. Poi bisogna mettersi in gioco su in altri campi. Ma 10 anni sono lunghi. E se uno fa la politica con passione, sta sfidando Renzi su questo, perché lui dice tre mandati, lei dice due. Io penso che tre mandati siano sbagliati, siano esagerati, perché 10 anni di sindaco, di presidente o di deputato o di senatore sono tanti. E allora c'è chi è per i due, c'è chi è per i tre, e alla fine chissà come andrà a finire. Allora, però ritorniamo a parlare della festa di Pesaro. Ieri sera su questo palco c'è stata una grandissima Franca Valeri. Allora, vediamo che cosa vi siete persi, se l'avete perso. Notizia di oggi che in un'intercettazione il Presidente del Consiglio, parlando con un altro soggetto, ha detto: vabbè, questo è proprio un paese di merda. Carino. Volevo da lei su questo, come dire, un commento, un'impressione, quello che quest'oggi si sente di dire a chi la sta seguendo qui a Pesaro, quanti stanno seguendo invece questa diretta attraverso UDEM. Vuoi un giudizio sul linguaggio o sull'uso del telefono? Diciamo entrambe le cose allora. Purtroppo. Il linguaggio, siamo abituati a non farci neanche più caso. Io invece ci tengo alla lingua italiana, che offre ancora delle possibilità. Mi piace, ma no, proprio impastarla come una pasta, proprio quanto scrivo. E questa sboccataggine a livello anche ufficiale è fastidiosa. E io chiuderei con questa frase, Franca, a pagina 88, tu dici: la sostanziale realtà che possiamo affidare a queste memorie un po' disordinate è quella della protesta. Franca Valeri! Franca Valeri! Grazie! Grazie! Ma questa è una piazza! Voglio tornare al Teatro Rossini. Chiuso. E allora PD Oggi finisce qui. Ringraziamo il segretario delle Marche, Palmiro Occhieri, per essere stato in nostra compagnia. Grazie, arrivederci. Grazie a voi.
Voi però rimanete con noi, perché a breve su UDEM ci sarà il dibattito Mafie, Nord e Sud, una sfida per l'intero paese, con Nando Dalla Chiesa, Laura Garavini e Giuseppe Lumia tra gli altri, lavori coordinati da Lirio Abbate. Un dibattito, quello di stasera, che ricorre proprio nell'anniversario della morte del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. E adesso vi lasciamo col trailer di La vita, istruzioni per l'uso, con Renzo Arbore. A domani, una buona serata.